Bentrovati da una nuova puntata di Special. È luna rossa Worldfish ad aggiudicarsi le World Series 2013 della Coppa America nel servizio a cura di Vito Massimano. Vediamo un resoconto dei 4 giorni partenopei. Grande bagno di folla a Napoli per onorare l'evento bellico dell'anno. Per 4 giorni i catamarani delle World Series dell'America's Cup hanno gareggiato davanti a 1 milione di spettatori che dal lungomare, dove è stato allestito il village, hanno assistito alle regate. In 30 anni non si è mai visto uno spettacolo così straordinario come a Napoli, ha commentato Murray, direttore di regata della Coppa America. Per questo vogliamo tornare. Oracle ha vinto la finale di Match Race della tappa partenopea delle World Series della Coppa America, ultimo atto delle regate 1 contro 1 disputata con Luna Rossa Swordfish. L'imbarcazione di Prada, timonata da Francesco Bruni, ha dominato il Match Race fino al quarto giro di boa, quando il team americano di Tom Slingsby l'ha superata aggiudicandosi la gara. Swordfish ha replicato vincendo l'ultima regata di flotta e anche la tappa partenopea del circuito prima della finale di San Francisco. A seguire, Oracle New Zealand. Dal palco, l'equipaggio dello skipper Max Sirena, dopo le premiazioni, ha lanciato le medaglie al pubblico. Su quello stesso palco, il team di Oracle è stato incoronato campione del circuito 2012-2013. Gli statunitensi hanno conquistato complessivamente 245 punti, alle loro spalle Luna Rossa 191 e JP Morgan Barr 181. Napoli incassa così un prestigioso successo che, ha sottolineato il presidente della regione Campania Caldoro, ha ricadute positive superiori agli investimenti pubblici e ha lanciato l'idea che Napoli possa ospitare le prossime fasi finali. Bilancio positivo in termini numerici, organizzativi, sportivi. E questo che ci fa candidare alle finali perché abbiamo dimostrato con queste 2 edizioni di poterlo fare. Sulla stessa linea il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il quale ha evidenziato che la città si è mostrata all'altezza di poter ospitare eventi di questo tipo. E dalle vele passiamo ai voli con un'iniziativa davvero particolare targata Via Milano. Via Milano è un servizio innovativo, rivoluzionario, unico nel suo genere nel panorama degli aeroporti, che permette di combinare voli con combinazioni provenienti sia da vettori low cost che su vettori anche intercontinentali legacy, con una piattaforma di prenotazione che abbiamo sviluppato con un motore particolare sul web, ma anche grazie alla partnership che abbiamo con diversi GDS, tra i quali ovviamente PA Travelport, che oggi è qui con noi, permette anche in agenzia di viaggio di trovare combinazioni molto convenienti, favorevoli, con tempi di transito ottimizzati sull'aeroporto di Malpensa. Tradotto in modo molto semplice, oggi è possibile combinare una destinazione, per esempio per un passeggero che origina da Napoli ed è diretto in Asia, in Medio Oriente o in Giappone, passando dall'aeroporto di Malpensa, ma combinando il suo itinerario di viaggio con una tratta di avvicinamento su Malpensa operata magari da un vettore low cost e la tratta intercontinentale da un vettore legacy, come può essere Cathay, Emirates, Thai o Singapore. Qual è la convenienza di questo servizio? Un saving in termini di prezzo, quindi combinazioni molto più convenienti con un notevole risparmio e vantaggi aggiuntivi per il passeggero, con servizi che vengono regalati e offerti dall'aeroporto allo scalo di Malpensa, come la Wi-Fi gratuita, il fast track gratuito e voucher per poter fare degli acquisti nei nostri negozi. Napoli ha 49 collegamenti, sia nazionali che internazionali, è già ben collegata con aeroporti quali Francoforte, Monaco, Charles de Gaulle in Francia, Istanbul, e quindi ha già delle ottime connection per consentire dei voli intercontinentali e per raggiungere quindi l'Asia, il Nord America, il Sud America e il Medio Oriente.
Con questo progetto nuovo di Via Milano noi vogliamo fornire un servizio aggiuntivo al passeggero e quindi consentire Via Milano di raggiungere delle destinazioni internazionali. Il valore aggiunto di questo servizio è che nasce comunque sicuramente da una partnership tra i due aeroporti, il nostro e Milano, e le compagnie aeree, e consente al passeggero di poter combinare sia voli low cost che voli tradizionali per raggiungere le destinazioni che preferisce. Questa è l'unica soluzione o ce ne sono altre simili? Questa al momento è l'unica soluzione almeno applicata sullo scalo di Napoli, perché noi chiaramente avendo già delle destinazioni dirette con i principali hub internazionali abbiamo voluto fornire un ulteriore servizio aggiuntivo al passeggero. Eh sì, tutto ciò che porta risparmio è ben accetto in questo periodo, visto la grave crisi in cui versiamo e che è confermata da Federconsumatori dopo un'attenta analisi realizzata in collaborazione con la Lega Coop Campania. È una fotografia molto realistica, nel senso che abbiamo collaborato insieme a Lega delle Cooperative e a tutti gli istituti di ricerca, e quindi è una fotografia molto molto precisa. È anche l'occasione, perché oggi noi come Federconsumatori presentiamo anche un nostro ufficio studi che abbiamo affidato al dottor Biasco Giuseppe, e quindi ogni sei mesi noi cercheremo di affrontare con la stampa, con i cittadini, la situazione del commercio a Napoli. Quello che è uscito fuori è che purtroppo la situazione è molto molto complessa e molto difficile, però per la prima volta abbiamo la certezza che questi problemi sono soltanto nostri. Voglio dire che fino a ieri, fino al 2011, ci veniva sempre rimproverato che c'erano grandi parti del bilancio pubblico nazionale che veniva data al Mezzogiorno e il Mezzogiorno dissipava. Ormai dal 2011 nel Sud non arriva più nulla, per cui il prodotto interno lordo che abbiamo sviluppato sia nel 2012 e tendenzialmente anche quest'anno è soltanto frutto della capacità produttiva dell'intera Campania. Per esempio ci sono settori o ambiti come quello della ricerca e dell'innovazione dove la Campania non è ultima come regione, e quindi potrebbero essere quelli su cui puntare per il futuro. Anche settori di sviluppo, quale l'agroalimentare per esempio, presentano delle aziende molto dinamiche e che lavorano molto nell'innovazione di prodotto, nell'innovazione di filiera, insomma, per cercare di stare sul mercato. Lo fanno bene, e questo gli indici lo mettono in chiaro. Quelli sarebbero i settori su cui puntare. Quindi c'è una economia della qualità e dell'innovazione in Campania sulla quale poter puntare. Potremmo anche chiedere qualcosa, e non sarebbe, diciamo, fuori luogo, anche al settore pubblico, alle istituzioni, però manca da questo punto di vista un disegno strategico di qualsiasi istituzione sullo sviluppo della nostra regione. La crisi dei consumi, lo sappiamo, è fortissima, e a Napoli si aggiunge sempre un qualcosa in più. La città sta reagendo soprattutto con i turisti, questo è un segnale positivo, i turisti alimentano i consumi e quindi il reddito della città, ma il bilancio tra i maggiori turisti e i minori redditi complessivi è ancora molto negativo, quindi abbiamo in fondo al tunnel un po' di luce, ma insomma il percorso è ancora duro. E chiudiamo anche questa settimana con la proposta di lettura di Alessandro Iovino. Come voi ben sapete, il mio scopo in questo appuntamento televisivo è quello di presentarvi dei libri. I libri, come sapete, rappresentano il cibo per la mente, e l'occasione che abbiamo qui in questa trasmissione è quella di parlare, discutere riguardo alcuni libri che ci possono indurre a fare delle attente riflessioni e meditazioni su argomenti che riguardano la fede, la spiritualità, ma anche la storia, e argomenti legati all'attualità. Devo dire che oggi ho un grande piacere ed onore perché presento il libro
l'ultima pubblicazione di Vincenza Alfano, intitolato L'unica ragione, edito da Homo Scrivens. Si tratta di un coraggioso romanzo sulla follia della voce emergente della scrittura campana, e devo dire che io sono onorato di farlo perché sono legato in qualche modo all'autrice. È un libro che ho apprezzato, ma soprattutto ho apprezzato l'opera di Vincenza Alfano, perché è qui in qualche modo voglio riportare all'attenzione dei nostri telespettatori un aneddoto personale. Vincenza Alfano è stata la mia docente, una mia professoressa ai tempi del liceo, e ricordo sin da allora la propensione alla scrittura della professoressa Alfano, che ha saputo trasmettere anche a noi che siamo stati suoi allievi. Tanto è vero che devo anche a lei l'attenzione, la passione che poi in qualche modo mi è nata nei confronti della scrittura e del mondo dei libri. Devo dire che seguo da tempo l'attività letteraria della professoressa Alfano, quella che per me sostanzialmente è, ma oltre ad essere un'insegnante ormai la posso definire una scrittrice di successo. Perché? Perché quando è stata definita una voce emergente della scrittura campana, secondo me è un titolo, è un'attribuzione che è sicuramente è consona alla figura di una scrittrice che ha saputo coniare un nuovo genere letterario. Ecco, mi voglio lanciare in questa nuova definizione. Perché un nuovo genere letterario? Perché io ho letto i libri, diciamo, di Vincenza Alfano, e posso testimoniare che si tratta di libri che mescolano argomenti di grande profondità, che toccano l'animo umano, però con uno stile narrativo che non è lento, ma è incalzante. Ecco, il primo merito dell'autrice è stato quello, nel corso, diciamo, della sua produzione letteraria, di dar vita a testi di grande interesse, scorrevoli, spediti, ecco, se posso utilizzare un altro termine. I suoi romanzi più recenti sono quelli pubblicati da Poe Pen Led nel 2009, Via Dalì, e Fiction per Photocity Edizioni 2011. Si tratta di due testi che hanno segnato un po' l'incipit della carriera letteraria dell'autrice Vincenza Alfano, ma oggi io vi presento un testo edito da Homo Scrivens per la collana 10, che è una selezione di narrativa italiana che fa la casa editrice, 10 volumi ogni anno, con le prime 50 copie numerate a mano. Devo dire che si tratta di un progetto editoriale che seguo con molto interesse e che vi invito a seguire tramite il sito della casa editrice www.homoscrivens.it. Ma ritornando al testo di cui stiamo parlando, devo dire che si tratta di un libro che mi ha incuriosito. Allora, la prima cosa che voglio dirvi è legata al sentimento con il quale mi sono accostato a questo libro. Prima di tutto la curiosità legata all'affetto che porto nei confronti dell'autrice per leggere e capire di che storia ha avuto modo di trattare in questo testo. Ma la curiosità poi è cresciuta nel momento in cui ho aperto il libro e ho cominciato a leggere dalla prima riga. E vi spiego subito il perché qui c'è un intrecciarsi di storie e di argomenti che sono veramente profondi e particolari. Infatti il tema cardine di quest'opera è la follia. E devo dire, ad onor del vero, che alcune pagine di questo libro, ecco perché poi ho fatto riferimento ad un nuovo genere letterario, perché alternano un messaggio di speranza anche ad una descrizione così dettagliata dello stato d'animo della protagonista di questo volume, che sono a certi tratti, in certi punti, laceranti. In queste pagine è scritto in modo sapiente, in modo reale, come se le stessi vivendo io in quel momento che ho letto. E questo è un grande merito da parte di chi scrive, perché si ha la capacità di raggiungere in maniera profonda poi il lettore che legge e che guarda con interesse a quest'opera. Ma voglio concludere dicendo semplicemente questo, un po' quello che è stato il messaggio che mi ha colpito in questo libro. Vogliamo trovare una risposta sempre a tutto, ma a volte dobbiamo capire che una ragione, una logicità in tutto quello che ci circonda, in una vita, in un episodio che noi siamo costretti a vivere, in una sofferenza che ci invade, ma dove c'è la risposta? In nessuno. Non credete ai cialtroni che sono sempre disposti a dirvi che c'è una soluzione e una risposta a tutto. Io posso solo dirvi che leggendo questo libro mi sono immedesimato nelle sofferenze delle persone che soffrono un disagio mentale
È giunta l'ora che anche tu, caro amico e caro amica, possa comprendere l'importanza di saper trattare questi argomenti. Vuoi sapere come farlo? Innanzitutto, magari leggendo questo libro, L'unica ragione, di Vincenzo Alfano per Homo Scrivens. Prendi nota, leggi questo libro e magari puoi considerare che a volte quello che vale è immedesimarsi e vestire i panni di chi soffre. Solo così possiamo poi capire quali sono gli strumenti per poterli aiutare. Con questo è davvero tutto, come sempre vi ricordo che potete rivedere questa puntata ovunque voi siate, in qualsiasi momento, sul sito internet www.kl.net, insieme a tante altre notizie speciali che voi stessi ci postate quotidianamente. A presto!